ma come gestire un certo, sono due cose completamente diverse, e ne parliamo sotto la spalla del ramo di un referendum. Questo, lo dirò verso la fine del mio intervento, pone una riflessione che va quasi oltre la nostra opinione personale, perché è una riflessione che per 90 giorni si sovrapporrà in un senso di parallelismo, no? E poi dopo riprenderà una strada unica, non può essere assurda, ma un'unica strada. Oggi noi discutiamo del tema che ha accennato, che hanno accennato molti di voi, e che è la questione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Ma quando parliamo di questo tema dell'acqua, solo per centrare il ragionamento, non per dire cose che non avete chiare o che non siano state spiegate, anzi sono chiare a tutti voi, noi stiamo parlando della modifica prodotta dal Parlamento in questa legislatura, che dice in sostanza che ci siano società private scelte attraverso gare di terza pubblica o società con capitale misto e una quota privata di almeno il 40%, quindi 60% pubblico massimo e 40% massimo privato, a gestire i servizi pubblici locali compresi quelli idrici. La società di gestione non dà le regole, la società di gestione gestisce. E io qui faccio un piccolo incidente: laddove la società di gestione sia società totale capitale pubblico, oppure se stiamo parlando di una società capitale misto, la quota pubblica ha dei padri e delle madri, la quota pubblica ha dei padri e delle madri nella politica. Questa politica è di volta in volta, o gli enti locali, o i sovracomunali, o soggetti di riferimento, scegliete voi, la chiamiamo impropriamente politica. E quindi io attribuisco alla politica la responsabilità nella misura in cui sceglie gli uomini da mettere a gestire quel bene. Guardate che è difficile affermare il contrario di alcune cose che ho sentito qua stamattina, non ultimo, alcune cose che ha detto il senatore Piccoli. Cioè, noi possiamo affermare che su base nazionale, il parlamentare deve parlare su base nazionale, siamo in grado di affermare che su base nazionale non ci siano state difformità nella gestione, difformità con termini eleganti, nella gestione del bene pubblico acqua piuttosto di qualsiasi altro bene, scegliete voi, solo per il fatto che la gestione fosse interamente pubblica? Possiamo dire che la gestione interamente pubblica, la gestione, ripeto, sia stata garanzia di buon utilizzo, di buona gestione, di buona amministrazione? Sì, in alcune parti, no, in altre parti, mi e so in altre parti ancora. Cioè non c'è Vangelo, dei credenti almeno lo dico, che possa affermare l'una o l'altra, non c'è. Ci sono buone pratiche, soprattutto in gran parte del territorio nazionale, c'è sempre il famoso esempio di Brescia per i rifiuti, ma potremmo, ho detto rifiuti apposta per non parlare di acqua, così di tante altre realtà in giro per l'Italia, ci sono esempi di eccellenza. Nel vecchio acquedotto pugliese, qui si ricorda la separazione al pubblico e privato del famoso acquedotto pugliese, così di tante altre cose. Allora, per quella parte, io mi sento di dire che il senatore Piccone ha ragione quando dice che ci sono realtà in Italia dove il fatto che la gestione fosse veramente pubblica non è di per sé requisito di garanzia di buona amministrazione. L'ho citato perché ha parlato prima di me, se l'avessi detto io credo che l'avrebbe confermato lui. Cominciamo a dire che non è siccome l'ha detto uno che doveva fare scoppa via del contrario che l'ha detto lui per forza o per principio, a mia, questo modo di ragionare non mi appartiene. Io condivido quella decisione, ma l'avevo scritta nel mio intervento, quindi è parte integrante dell'opinione. Ora, questa deroga fino al 31 dicembre 2011 impatta con una questione che affronteremo alla fine, che è questo referendum. Non abbiamo deciso noi, ci sono N centinaia di migliaia di cittadini che, utilizzando le norme di questo paese, hanno scelto di aprire la consultazione popolare laddove si rispettassero i termini di legge in materia per. E qui c'è un problema.
non nel fatto che i cittadini abbiano chiesto di andare al referendum, ma nel fatto che la politica non è riuscita a governare questo processo. C'è questo problema. C'è nel ragionamento iniziale, che secondo me andava affrontato in modo scevro tra i logismi di sorta nel 2010, quando il Parlamento ha affrontato questo tema, e c'è nel famoso strumento regolatore che oggi non è presente. Ecco perché molti di questi interventi che mi hanno preceduto continuavano a parlare, cito uno per tutti, Ruffini, che non certo perché è dalla mia parte politica, perché è noto è più l'assessore di Paolo, se posso permettermi di citarlo, non so ancora averlo sentito, ma per aver letto quello che dice, cioè persone che stanno sul pezzo della questione, stanno studiando il tema nel dettaglio e non, come si dice in gergo, sul tetto della casa, ma verificando quello che c'è dentro la casa. Allora, in questo dettaglio, l'argomento della cessione da parte delle amministrazioni locali del 40% delle quote investitori privati è il tema dei tempi. Io vorrei soffermarmi un attimo su questo tema per poi fare un passaggio su altro. Dunque, la Corte Costituzionale intanto ha già detto, in uscita l'articolo di legge Crippo, che la legge è costituzionale, non viola i principi della Costituzione. Ora, io vorrei appartenere a quelli che non criticano le sentenze della Corte Costituzionale. Se me lo consentite, mi affido ad essa, indipendentemente da chi nomina e indipendentemente da chi legge. Lo ha detto la sentenza del 2010, non cito il numero per farmi piacere al mio amico e non vado oltre, ma lo ha detto. Allora, c'è un punto fermo. Il punto fermo è questo. Se avesse detto il contrario, mi sarei messo a criticarla, e viceversa. Dunque, tutto ruota intorno alla diatriba fra pubblico e privato. E questo è il punto centrale della legge. E questo non è un altro. Altrettanto è bene ricordare, abbiamo già detto, che l'acqua rimane un bene pubblico di proprietà statale. Non cambia niente se il referendum viene approvato, chiaro? L'acqua è già oggi un bene pubblico di proprietà statale, lo rimane anche dopo se il quesito referendario delle scusa troverà il suo accoglimento. Non cambia nulla. Il punto riguarda la gestione dei servizi idrici integrati, acquedotto, fognatura, depurazione. Allora si avranno società private o a partecipazione mista che gestiranno il servizio idrico, ma non gestiscono, non diventano titolari della proprietà bene chiamato acqua. Ora, che l'acqua sia un bene evidente, occorre sovrapporre il diritto. In Italia noi abbiamo fatto un'analoga discussione che purtroppo è strana, perché parte dal bene e arriva alla gestione. Ora, il principio di considerare l'acqua un bene comune è condiviso, l'abbiamo sentito, anche da soggetti di posizioni politiche differenti, questo è emerso. Ci dobbiamo porre il problema se una gestione pubblica sia efficiente a gestire questo bene comune. E io qui preciso, come l'ho detto all'inizio, l'alternativa non è fra una gestione pubblica e una gestione privata tu pubblica, ma è fra una partecipazione del capitale privato e della risorsa dell'imprenditore privato dentro la gestione di un bene pubblico all'interno di una società che ha una partecipazione maggioritaria pubblica per il 60%. Quindi, chi volesse portarmi sul tavolo del dibattito l'idea di dire che l'amministratore locale tout court non c'entra più niente con la gestione, dico che non è così. Non lo dico io, lo dice la legge. Non lo dico io, lo dice il Parlamento che ha approvato una norma. Drammaticamente potrei dire, ironicamente parlando, che l'amministratore pubblico vieppiù sarà responsabile qualora si dovesse realizzare una società a capitale misto 60-40. Perché? Perché laddove è interamente proprietario della gestione, titolare della gestione, non proprietario della società, il pubblico al 100% si sa che è strumento regolatore, strumento che deve individuare, soggetto che deve individuare l'amministratore, deve individuare le competenze, le capacità, e laddove invece ha la titolarità del 60%, vi è più è responsabile perché dovrà concorrere alla regolazione di uno strumento che contiene al suo interno la forma dell'imprenditoria privata. L'innesto dell'imprenditoria privata necessariamente produce un effetto. Qual è l'effetto che produce? Al più è noto, l'imprenditore rischia di proprio.
rischia con i beni messi all'impresa, il cui capitale è fornito dai soci, dal patrimonio che i soci hanno costituito. Il pubblico non è necessariamente detto che rischi di proprio, virgola, purtroppo. Perché la mala gestione o arriva in fase di corte dei conti o non è sanzionata. È sanzionata con i risultati. Ma noi abbiamo visto fior fiore di esempi in giro per l'Italia e anche in Abruzzo di realtà pubbliche e tour che funzionano bene e anche realtà miste che funzionano bene. Allora, la protesta che è nata in alcune parti d'Italia riguarda il fatto che dove c'è stata una forte privatizzazione si è avuto un aumento delle bollette e scarsi investimenti. Andiamo al nodo delle questioni. Arriviamo al nodo delle questioni. Scarsità di investimenti, secondo la teoria che dica ma il privato meno mette meglio è una volta che ha acquistato le quote della società, e aumenta in realtà, stando nei consigli di amministrazione, quindi nella gestione di queste società, il costo, la tariffa, il prezzo finale che il cittadino paga, o l'utente paga, chiamiamolo così, per la fornitura. Quindi il massimo vantaggio per il privato e il minimo per il consumatore e per l'utenza. Allora, c'è chi sostiene che l'acqua debba essere gestita solo da aziende totalmente pubbliche e deve essere eliminata la possibilità addirittura di ricorso a SPA pubbliche. Ma credo, per i presenti, tutti esperti molto più di me, che la diatriba è assolutamente superata. Le società di diritto privato con capitale interamente pubblico hanno dimostrato in alcune realtà italiane di essere competitive addirittura con il privato, purtroppo non in percentuale molto alta. Ma è evidente che le liberalizzazioni, è evidente, lo dico io, spererei che nel 2011 fosse condiviso questo tema, è evidente che le liberalizzazioni fanno parte e fanno bene all'economia di questo paese e aumentano il benessere nei cittadini consumatori. Perché? Perché la liberalizzazione aumenta la concorrenza. Se non c'è la concorrenza, perché io, gestore, che non ho un altro soggetto sul mercato che mi fa concorrenza e che mi può strappare utenti, sono, come dire, dovrei essere proteso a lavorare bene, a produrre bene, a avere una buona gestione? Perché se non ho la concorrenza? Ecco perché la liberalizzazione, paradossalmente, rispetto a vecchie letture storiche, direi anche superate, è un bene da questo punto di vista, non è una negazione dell'interesse del cittadino, perché la concorrenza abbatte i costi, è il trust che non abbatte i costi, è il cartello che non abbatte i costi. Ecco perché noi ci siamo dotati in Italia da qualche anno di una serie autorità antitrust. Se non c'è liberalizzazione, se non c'è concorrenza nel mercato, i cittadini pagano di più, non pagano di meno. Guardate cosa è successo alle tariffe telefoniche e guardate come all'interno del groviglio del sistema telefonico ci sia sempre più bisogno di un'autorità che regoli in favore del cittadino le norme riguardanti i contratti. Ora, il modello della proprietà pubblica della risorsa e della gestione privata non ha avuto un grande successo. Questa è la storia del paese, non è la storia che inventa qualcuno di noi, questa è la storia dell'Italia. Cioè, dove gli esempi negativi di gestione pubblica to pur o di gestione mista pubblico-privato, negativi nel senso che i bilanci finivano purtroppo male, chi ne pagava in termini di conto finale? Lo pagava l'ente locale preposto, l'ente regionale preposto o comunque il soggetto pubblico competente per materia, in quale modo quei soldi che fuoriuscivano e che andavano a ripagare perdite di bilancio rientravano nel circuito? Beh, con una diminuzione dei servizi pubblici resi dall'ente pubblico preposto oppure con un aumento delle tariffe o delle imposte nei confronti dei cittadini per recepire, per percepire quei soldi in più che necessitano per realizzare l'obiettivo di coprire i disavanzi di bilancio. E siccome alla fine il punto di caduta sono chi mette i soldi, su chi si caricano questi costi, queste sono le domande a cui noi dobbiamo dare risposte e abbiamo l'obbligo di farlo. Ora, a me non interessa precisare che su base nazionale l'81% dell'acqua è utilizzata per usi irrigui, e questo è un dato nazionale, ovviamente, no?
secondo le cucine. Magari il cucino sarà di meno. Ma il punto non è questo. Cioè non è che qua cambia e poi il 19% abbia invece la, come dire, la destinazione, l'uso potabile per essere bevuta, si dice un genere. Però l'81 così dico, è agricoltura, industria ed energia. Pensate all'utilizzo dell'acqua nelle centrali nucleari, al momento che tratteremo tra pochi secondi, non certo per il nucleare, ma per la missione per l'acqua. E quindi anche i prezzi devono essere bassi per l'uso civile e più alti però per le restanti attività. Non è possibile che il consumatore di acqua dentro casa, casa, uso abitativo, paghi lo stesso prezzo del proprietario di una fabbrica che utilizza l'acqua per destinazioni, passate nel termine, industriali. Non è possibile che abbia lo stesso prezzo, no? E questa diversificazione fa parte di una delle scelte che il legislatore competente per materia, regionale o nazionale, può adottare e deve, a mio parere, adottare per distinguere e differenziare. Io mi permetto di dire che all'interno di quel ragionamento sulla liberalizzazione, sulla concorrenza, sulla diminuzione dei costi finali in capo al cittadino, l'ingresso dei privati può rappresentare, non rappresenta, in ragione delle distinzioni che ho fatto prima, può rappresentare un beneficio soltanto se la concorrenza si sviluppa nel mercato e se gli enti locali sono in grado di scegliere l'offerta più vantaggiosa per i cittadini. Perché puntualizzo questo? Perché ricordo che sono gli enti locali che danno le regole all'interno di quella filiera normativa di cui abbiamo parlato prima. E quindi siamo ancora legati a 12. Sono gli uomini, maschi e femmine, che mettiamo sulla partita, sul timone di comando, nella cabina di regia, che determinano con la loro competenza, la loro capacità, il saper fare o il non saper fare. Drammaticamente purtroppo è questo il dato, non è un altro. Allora, in questi termini si potrebbe creare un contesto favorevole allo sviluppo degli investimenti e alla miglior remunerazione delle tasche dei cittadini utenti, per i famosi usi domestici. Il vero problema è la scarsità di investimenti. L'Italia avrebbe bisogno di 4 miliardi di euro entro il 2020 soltanto per sistemare la rete idrica nazionale. 4 miliardi di euro. Stiamo parlando ormai di cifre apocalittiche. Perché stiamo parlando di cifre apocalittiche? Perché non è risolvibile dicendo che sarebbero 70 euro ad abitante a risolvere il problema. Non è questo il punto. Perché tutti quanti dobbiamo renderci conto, e qui io lo faccio dal basso, dalla mia esperienza, dall'osservatorio della Commissione di bilancio del Senato, in cui sono modestamente vicepresidente, questo paese non ha più soldi. E quando noi per trovare soldi per fare una cosa ordinaria li togliamo ad un'altra cosa ordinaria, cioè non speciale, non nuova, vuol dire, per dirla banalmente, che siamo alla frutta, in un modo poco elegante, ma è così. Se non ci rendiamo conto che la situazione finanziaria è a questi livelli di drammaticità, quella del paese, non ci rendiamo conto del perché ogni volta si discuta su dove trovare i fondi per risolvere problemi che una volta chiamavamo ordinari. Mi avvio a concludere. Ora, il Parlamento non poteva, lo dico a Filippo che è la maggioranza, far finta di non capire che la crisi economica in atto non avrebbe più consentito una gestione pubblica tout court, cioè piena, come l'abbiamo sempre chiamata e letta, con ripiano delle perdite puntuali, purtroppo, statisticamente parlando, da parte dell'ente pubblico di competenza. Con la legge Galli in realtà è iniziato il processo di privatizzazione, non so chi lo ha citato prima. E come è iniziato? È iniziato perché in quella legge venne sancito il principio del full recovery cost, cioè il principio in base al quale tutto il costo della gestione del servizio idrico doveva essere caricato sulla bolletta e non più. Quindi la fiscalità generale va a essere caricata. Un giorno ne parleremo, ma oggi non è il momento. Ma insomma, i più di voi esperti avranno capito che il fotovoltaico, di cui si parla molto bene, è una cosa molto utile per alcune imprese, molto utile per gli utilizzatori finali, ma il costo finale ricade tutto sul conto energia, tradotto, e cade su tutti i cittadini indistintamente. Un giorno ne parleremo, ma questo problema va affrontato. Abbiamo immaginato per 2 anni che quella fosse la luna nel pozzo,
e poi abbiamo capito che gli italiani si stavano caricando di una pressione fiscale attraverso l'aumento del costo energia molto molto pesante, che non vuol dire non fare il fotovoltaico, vuol dire regolarlo. Ecco la differenza tra il sì e il no e la politica che interviene sulla regolazione del costo. Ora, e finisco, la legge Gavi stabiliva in maniera chiara che ognuno paga in bolletta il 7% con quanto il gestore ha investito. Ora ci sono gestori qui presenti che possono dire le cose meglio di me. L'acqua doveva comunque essere gestita dagli altri locali, da Vissi Partizzi. Qual è il problema, e concludo, del referendum e delle sue conseguenze? Perdiamoci non più di 2 minuti. In Italia noi non arriviamo a una validità del referendum, del quesito, della consultazione referendaria da molti anni. Gli italiani sono stufi sia della politica sia delle referendum, non è una novità. Ovviamente questa è la responsabilità della politica. Punto. Senza se e senza ma. Altrimenti non ci troveremmo che da 2 anni tutti i migliori sondaggi ci dicono che la somma pari al 40% composta da indecisi e coloro che non vogliono votare è fissa in tutti i sondaggi, cosa che ormai è successa nel nostro paese, sono sempre stato un paese europeo che più è andato a tutto. Io vi devo dire che sulla questione della moratoria, perché di questo bisognerà anche avere il coraggio di parlare in maniera realistica, io ho cambiato idea dopo il dramma del Giappone. Perché? Beh, intanto perché io sono uno di quelli convinti che al di là delle proprie idee personali la politica debba innanzitutto vivere di realismo, di pragmatismo. Ero convinto che prima del dramma giapponese anche le prossime consultazioni referendarie sarebbero molto con nulla di fatto. Vedo segnali totalmente inversi, che danno al quesito referendario sull'abrogazione di una parte delle norme che riguardano la costruzione di impianti nucleari in Italia, approvata da questa legislatura, da questa maggioranza, un'attenzione che va molto oltre a quello che si immaginava un po' del tempo. Ciò che mi fa convincere che questa volta è molto probabile che invece quel quesito referendario ottenga la metà più uno dei partecipanti alla consultazione sono alcune dichiarazioni di autorevoli membri del governo che chiedono di riflettere, di prendersi una pausa cosiddetta di riflessione, penso alla Presi Giacomo, ma senza offesa della Presi Giacomo penso al molto più autorevole ministro Romani, che è il ministro dello sviluppo economico e quindi sa bene di cosa sta parlando, quando dice forse dobbiamo riflettere. Che c'entra il nucleare? C'entra perché la spinta sulla domanda a partecipare alla consultazione referendaria per il nucleare trasciderà inevitabilmente anche gli altri due quesiti. Non nella stessa quantità, ma trascinerà la cosiddetta onda lunga della risposta a quel quesito, trascinerà la risposta anche agli altri due. Allora io mi immagino un film di questo tipo. Immagino un'elevatissima probabilità, non elevata, elevatissima probabilità che il quesito sul nucleare superi il cosiddetto quorum per la validità della consultazione. Che il trascinamento di quel quesito porti a votare anche sugli altri due, ancorché in forma leggermente inferiore al primo, e che il trascinamento non sarà solo di partecipazione al voto, ma sarà anche di una risposta uguale a quella del nucleare, cioè una risposta affermativa. Non è detto che gli altri due quesiti ottengano la metà più uno del quorum per rendere valido il referendum, ma voglio ragionare in termini di realismo e dico: noi abbiamo il referendum previsto, mi sembra, la metà di giugno, se non ricordo male. Ora, se è vero come è vero che la legge impone termini al 31 dicembre 2011 per la deroga e per attivare tutta una serie di provvedimenti legislativi, procedimenti amministrativi per gare d'altro. Io penso che il soggetto di turno competente, in questo caso il legislatore regionale e gli amministratori locali per la parte di loro competenza, dovrebbero ragionare
soltanto in termini di utilità, uso puntualmente questo termine, su quali potrebbero essere le conseguenze nel caso in cui prima del referendum fossero svolte delle gare, fossero affidati dei mandati, fossero conclusi dei procedimenti amministrativi e il quesito referendario, l'esito del quesito referendario sull'acqua, cosiddetta acqua, andasse in senso contrario alla norma attualmente vigente, cioè ci fosse un accoglimento positivo del quesito che richiede l'approvazione in parte. Me lo chiedo e suggerirei agli amministratori competenti per materia e per territorio di riflettere, perché gli esiti potrebbero essere molto pesanti da un punto di vista finanziario. È inutile che entro nel dettaglio, non serve, però si adottano contratti a termini di procedure e quindi ci sono responsabilità degli enti che sottoscrivono i contratti e il privato avrebbe diritto a risarcimenti molto pesanti. Da questo punto di vista, che quindi è veramente utile e strumentale, ho messo la licenziazione, io mi permetterei di suggerire di valutare che l'ipotesi di una moratoria possa essere presa in considerazione, perché comunque stiamo parlando di procedure che tu puoi predisporre in termini di istruttoria amministrativa, sia dal punto di vista delle altre regioni, sia dal punto di vista degli enti locali, sia dal punto di vista della capacità di prepararsi ad una gara, i tavoli servono anche a questo, e attivare tutte le procedure decise o volute il giorno dopo l'esito del referendum. Questo metterebbe in condizione le regioni, gli enti locali, di essere tutelati nel rapporto col privato e quindi di non mettersi sotto schiaffo, sotto porta, sotto dire quando non è elegante, nei confronti del contraente privato, perché poi le massate sarebbero pesanti. Poi magari se c'è un'altra cosa e allora nessuna porta è chiusa e nessun problema verrebbe meno, nessuna possibilità verrebbe meno. Ma concludendo, scusa per la lunghezza, ma sentivo l'esigenza di fare i passaggi per non essere un po'... anche il mio partito ha delle opinioni leggermente diverse sul referendum, no? Noi finora non abbiamo preso posizione sul referendum, io penso di fare d'accordo, d'accordo, ce la prenderemo nel senso positivo, io non sono d'accordo, ma dico un partito che non ha democrazia di decisione. E come dire, però questa decisione del mio partito di provenienza stranamente compare sulla richiesta di riflessione che fa oggi il governo Cari. Perché, e concludo con una postfazione dalla quale mi perdonerete, pochi giorni fa, al termine di una animata commissione di bilancio sulla questione della modifica della disciplina sulla legge del bilancio dettata dall'Europa, cioè l'Europa vuole che noi ci arriviamo nei termini e modi che voi sapete, a un certo punto ragionavamo, ma come si fa a fare la giocata sicura al 100% che avvenga gli 8,9 gradi una scossa? Voi immaginate che il calcolo di calcolo cubo matematico è che il terremoto del Giappone 27.000, è stato 27.000 volte più forte di quello dell'altro. 27.000, si calcola un cubo per 30, ogni grado è alla terza potenza. Dice giustamente qualche esperto avrebbe pazzerato Roma se l'abbia messo in un terremoto dell'8. Allora, come fai a centrare nucleare? Non la fai soltanto più spazio che veramente molto. Ma il costo di una roba di questo tipo diventa per il privato totalmente evolutivo. Ecco perché giustamente le persone si interrogano e chiedono una pausa di riflessione. Io condivido questo atteggiamento caldo e penso che quindi questo atteggiamento caldo, come un'onda, si trasferirà sempre più avanti. Ecco perché mi permetto di suggerire quello che ho appena chiesto, quello che ho appena detto, risultato, cioè che proprio nell'interesse pubblico, proprio nell'interesse dei cittadini, mi permetto di dire l'interesse e le finanze dei cittadini, si può istruire tutto quanto prima, ma si adottino, si approvino, si sottoscrivano provvedimenti, contratti, eccetera, un minuto dopo l'esito referendario, in modo che tutti si possa essere tutelati, in primis i cittadini e gli altri. Grazie.